Due fatti di cronaca giudiziaria: Berlusconi assolto nella vicenda Ruby e la Cassazione che dice che i benettisti non devono tornare in carcere. Processo Ruby, l'ho sempre detto, non aveva nessun senso. Assolto Berlusconi perché il fatto non costituisce reato e perché poi il fatto non è stato nemmeno commesso, semplicemente perché non è il problema di scoprire se Berlusconi è colpevole quando nessuno lo accusa e non c'è una prova. E quanto è costato quel processo ai contribuenti italiani? Nel caso invece dei benettisti, c'era una procura a Brescia che li voleva rimettere in carcere. La Cassazione ha detto che non serve, anche lì ci sarà un processo. Ma cosa è servito metterli una settimana, 15 giorni, un mese in carcere? Quanto è costato anche in quel caso al contribuente? Insomma, due storie, secondo me, che fanno dire che la magistratura italiana, davvero, certe volte, anche se fa male dirlo, in certi casi, in taluni casi, non tutti, per carità, fa pensare, lascia perplessi, sia che si pensi una cosa o che si pensi l'altra, come nel caso di Sollecito e delle altre persone coinvolte in quel caso, assoluzioni e condanne che si rovesciano. Insomma, è tutto davvero molto strano.